Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, si è appena conclusa la partita al Curi, dove il Pisa ha pareggiato a Perugia per 1-1. Bene, che dire, partita... Ora andremo a analizzare. Allora, il Pisa scende in campo di specchio al Perugia, quindi 3-5 del Perugia, 3-5 del Pisa. In una formazione inedita, quindi continuiamo a cambiare e secondo me a 5 partite dalla fine del campionato non mi sembrava proprio il caso. Comunque, così sono le cose, non c'è niente da fare. Benissimo, la partita inizia, il Perugia si vede che secondo me ha una spizza in più, poi quando è al 28esimo il Pisa trova la rete grazie a Sibilli che passa a Puskas e Puskas in sacca. Bene, questa è la situazione, quindi il Pisa passa in vantaggio. Dopodiché l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti alla fine, prima che finisca il primo tempo, ho detto 20 minuti perché calcoliamo che ci sono stati anche 3 minuti di recupero, insomma siamo rimasti fondamentalmente schiacciati nella nostra metà campo e siamo andati anche a rischio di andare a pareggiare. Questa è la partita, è inutile, ma comunque poi andremo a vedere anche quelle dichiarazioni del mister. Benissimo, poi dopo niente da dire, secondo tempo riparte nella la stessa formazione. Quando è stato al 59esimo, sì, Marin fa una cavalcata e quindi passa la palla a Puskas, ciampica sulla palla e la palla insomma non entra in porta, praticamente a porta vuota, e quindi ci siamo mangiati il 2-0, perché a quel punto la partita sarebbe fondamentalmente, secondo me, si sarebbe conclusa. Bene, andiamo avanti con la disamina, quindi il Perugia fa due sostituzioni. E dopo le due sostituzioni, niente, prendiamo la rete su calcio d'angolo. Siamo a tutti il calcio d'angolo e gli altri quando battono il calcio d'angolo sono pericolosi, cosa che noi non facciamo mai, sistematicamente mai. Beh, e quindi si prende la rete su calcio d'angolo, batti e ribatti, alla fine la palla entra dentro e siamo sull'1-1. Il resto... qualcosina, si cambia, si cerca di riportare il modulo al vecchio 4-3-1-2, ma non, fondamentalmente non si riesce a fare niente, perché questa è la verità. Il Perugia ha tirato il doppio di noi, sia per quanto riguarda i tiri e sia per quanto riguarda i tiri in porta. Però io a questo punto vi vado a prendere il tabellino E andiamo a vedere fondamentalmente quello che è successo, no? Quindi i tiri, riporta il tabellino, i tiri totali sono stati 27 per il Perugia e 9 per il Pisa, i tiri in porta 9 per il Perugia, 1 per il Pisa, riporta tabellino, andate a vedere, diamo 2, va. Cohen butta via di quanti quei palloni, ha buttato via, ma l'ha buttati proprio, cioè proprio buttati, capito? Così, prendere e buttare le palle. Torre Grossa sempre in terra, ma io ho visto così la partita, eh? Poi commentate se voi avete visto un qualcosa di diverso, perché per carità di Dio, io magari l'ho vista male, quindi ecco, questa doveva essere la grande partita. Va bene, è così, vabbè. Poi ora c'è il Como, io chiaramente vado, ci mancherebbe altro, certo che sì. Poi abbiamo Via del Mare, poi c'è il Cosenza e quindi si chiuderà col Frosinone. Io l'ho sempre detto e continuo a dirlo, se noi andiamo ai playoff, purtroppo noi il Pisa in Serie A, secondo me è difficile che vada in Serie A. Poi, perché è un torneo, un mini torneo, quindi insomma è veramente difficile. Io sono mareggiato perché da dopo lo stop, dove abbiamo vinto col Cittadella, poi siamo rientrati, ne abbiamo presi 5 col Benevento, siamo entrati col Brescia, eravamo nervositi, insomma spostati, e poi oggi cambio di modulo, insomma. Bene, comunque ho visto un bel touré, mi è piaciuto oggi, insomma, a parte qualcosina, però perdeva le papole, recuperava, insomma, quindi Touré che via via l'ho visto un palla oggi, insomma.
Il modulo giusto? Non lo so se è il modulo giusto. Mancano 4 partite, oggi è una partita fondamentale, ci mettiamo a cambiare i moduli. Vabbè, d'accordo, per carità. Ma io oggi l'ho detto anche, e la chiudo qua, il discorso del mister lo analizziamo domani nella trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, perché adesso non mi va, non ho proprio voglia, cioè non ho proprio nessuna voglia. E che dicevo, qualcuno mi ha detto va bene, sì ma ragazzi per me va bene tutto, va bene allenatore, va bene rimanere in Serie B, va bene tutto, perché io prendo, voi vedete, e analizzo la partita, poi ognuno voglio dire la interpreta come vuole, ecco, nel senso, non è che uno deve essere d'accordo con le mie idee, ci mancherebbe altro, figuriamoci, cioè, è solo un punto di vista. Oggi secondo me forse non andava fatto, insomma, tanti stravolgimenti. Vabbè, a posto così. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi rimando a domani alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, quindi intervenite numerosi e andremo a analizzare tutta la partita per l'intero, quello che è stato detto del mister, insomma quello, la conferenza stampa del mister a fine partita, eccetera eccetera, e quindi mi raccomando numerosi alla trasmissione. Bene, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!